Grazie a tutti per essere rapidamente ritornati in sala. Do la parola a Davide Amendola della Scuola Normale Superiore. Grazie. Si senta. Perfetto. Allora, dunque, il mio intervento, diciamo, in persona un punto di vista rovesciato rispetto a quello che abbiamo visto finora, cioè dalla poesia delle stelle passeremo alle stelle nella poesia, cioè a parlare di interpreti che rendono la poesia conforme ad una dimensione celeste, anche quando le stelle nella poesia di fatto non ci sono. Ma per affrontare, diciamo, questa complicata questione bisogna prima dare uno sguardo all'undicesimo libro di Ateneo e in particolare al Kyulikeion, la Theke piena di poteria che diciamo svetta nella casa dell'Arensis, dove appunto è ambientato il nostro dialogo di Foggia Platonica, dove l'egiziano Plutarco nel terzo giorno appunto svolge un logos, un discorso sui poteria ai sofisti, a banchetto, ai dotti che si sono appunto riuniti per sentir parlare di ecpomata. A chi volesse, diciamo, trovare un addentellato con i realien in questo complesso libro dell'opera di Ateneo, però si porrebbe subito una questione di fondo molto problematica, cioè il fatto che in questo catalogos alfabetico di poteria ci sono all'interno di questa theke dei veri e propri mostra archeologici, cioè delle reliquie tra i vari recipienti pottori troviamo anche delle reliquie omeriche come l'Aleison o la Nestoris, la famosa coppa di Nestore, che appunto, come ho indicato, come matrice primaria i versi omerici appunto dell'undicesimo libro dell'Iliade, dove dopo la battaglia in cui Macaone viene ferito, Nestore lo porta nella propria tenda e all'interno appunto di questa coppa mitica l'ancella Ecamede mescola il Ciceone. Ora, sulla foggia di questa coppa possiamo leggere rapidamente i versi. Appunto, quello che ci interessa è che sia trafitta di borchie dorate, che abbia quattro manici, che ci siano due colombe intorno a ciascuno, quindi diciamo otto per il momento, anch'esse dorate, e poi al di sotto, diciamo, sia sorretta da due basamenti. Ora, il testo di cui mi occupo in questa sede è un syngramma ellenistico, una monografia di questo famosissimo erudito Asclepiade di Mirlea, vissuto a cavallo fra secondo e primo secolo avanti Cristo, noto commentatore di Omero, appunto aveva realizzato un ipomnema all'Odissea e forse si può immaginare uno all'Iliade, anche se le fonti non ci nominano un titolo di questo genere, ma era anche cultore di molti altri generi letterari, la storiografia locale. Aveva scritto un'opera di Bithynia Ca, da cui appunto proveniva la regione della Bitinia, e poi una periegesis ethnon tonentur de Tania, cioè la provincia della Betica, in cui era stato trasferito a insegnare. Non sarà poi una questione oziosa porsi il problema di chi potesse essere il maestro di Asclepiade di Mirlea. Non possiamo dare una risposta certa a questo, sono state fatte delle ipotesi. Chi ha voluto vedere nel suo maestro Cratete di Mallo, il filologo pergameno del secondo secolo avanti Cristo, oppure Dionisio Trace. Come vedremo più avanti, questo tipo di osservazione ci tornerà utile anche nell'interpretazione del nostro passo. Come dicevo, questo syngramma ellenistico, questa monografia dedicata proprio ai problemi interpretativi posti da questa descrizione omerica, è citato appunto per macro e micro frammenti all'interno del libro undicesimo dei Deipnosophistai, per quello che ci poniamo il problema del contesto. Ma per tornare alla produzione, complessa produzione di Asclepiade di Mirlea, sarà bene puntualizzare che i suoi interessi non erano rivolti solamente alla poesia omerica, ma con una certa sicurezza possiamo dire che sua fosse anche un'opera dedicata all'esegesi teocritea
e forse, diciamo, solo in maniera congetturale possiamo ipotizzarlo, una dedicata anche a Apollonio Rodio e ad Arato. La connessione con Arato è assolutamente centrale per le questioni appunto cosmologiche e astronomiche di cui ci occuperemo, ed è testimoniata almeno da due passi fondamentali: uno scolio al famosissimo proemio a Zeus dei fenomena di Arato, dove appunto Asclepiade, un certo Asclepiade, non viene puntualizzato l'etnico, aveva congetturato Bolos Aroste, quindi gleba ad Arare al posto di Bolos Ariste, la gleba migliore, e quindi diciamo questo tipo di la difesa di questa lezione è stata appunto, a partire da questo Asclepiade, è stata attribuita ad un presunto iupomnema ai fenomena, ma bisogna essere molto cauti su questo punto. E poi, diciamo, in un'altra opera dedicata a una storia dei grammatici che si chiamava Perigrammaticon e faceva coppia con un'altra opera dedicata alla grammatica, quindi Perigrammatiches, che conosciamo da Sesto Empirico, sappiamo che Asclepiade di Mirlea, questa volta detto molto chiaramente, sosteneva che la patria di origine di Arato fosse Tarso e non Soli, come invece la tradizione sosteneva. A questa panoramica sulla produzione di Asclepiade dobbiamo affiancare un ultimo elemento, cioè uno spiccato interesse astrologico che ricaviamo da questo manoscritto, da un importantissimo manoscritto astrologico del XIV secolo, manoscritto Angelico 29, che diciamo all'interno di un capitolo erroneamente intitolato Periapodemu Anacomides, diciamo che ha come ascendente appunto l'astrologo Giuliano di Laodicea, dice ad un certo momento, abbiamo appunto in questo punto, tauta de min kai Asclepiades o Myrlianos o da espungere ente barbariche sfaira de delo, che cioè tutte le costellazioni della sfera barbarica, cioè quelle pertinenti ad una raffigurazione astrologica del cielo secondo costellazioni non greche, quindi di ascendenza babilonese ed egiziana. E infatti in questo estratto consistente leggiamo che una serie di sicuramente di costellazioni della sfera barbarica, ma anche della sfera grecanica, per dirla con Nigidio Figulo, che aveva scritto poco dopo Asclepiade di Mirlea e che forse lo ebbe come fonte, un trattato ripartito fra sfera grecanica e sfera barbarica. Qua abbiamo appunto anche costellazioni greche accompagnate dai rispettivi campi di influenza, quindi questo diciamo è una sicura testimonianza che a questa altezza cronologica, come già aveva ipotizzato Boll in un libro ancora superato ormai più di 100 anni fa, a questa altezza cronologica appunto le due sfere fossero già state fuse. Dunque, per passare propriamente al nostro testo, diciamo questa era una contestualizzazione necessaria per capire il tipo di problematiche che vengono affrontate in questo syngramma, un syngramma che aveva una struttura, probabilmente se Ateneo non ha contaminato eccessivamente nel citare quest'opera, che comunque diciamo viene citata in maniera rimaneggiata nella prima parte in questo lungo estratto, e invece nella seconda sicuramente si tratta di una citazione verbatim, come vedremo fra poco. Questo syngramma era strutturato in maniera zetematica, quindi recta via risalente all'impostazione aristotelica degli zetemata omerica, e poneva sostanzialmente 5 problemi, come possiamo leggere al punto 1.2.1, in cui si chiarisce, cioè prima di passare all'argomentazione nel dettaglio, diciamo che cosa significava, che cosa propriamente volesse dire Omero sostenendo che la coppa era trafitta di borchie d'oro, che cosa significa che avesse 4 manici, come si devono immaginare colombe che beccano intorno a ciascuno di esse, e come si dovesse rappresentare il problema delle due basi. E poi, infine, diciamo un problema che però qua rimane a margine, anche perché decisamente isolato nella trattazione di Asclepiade Ateneo, diciamo come era possibile che Nestore riuscisse a sollevare un oggetto di tal fatta. Come vi ho mostrato nella tabella, la sequenza degli zetemata e quella delle luseis, cioè delle soluzioni poste a questi problemi, è asimmetrica, perché prima Asclepiade si concentra sui problemi pertinenti al piano materiale, quindi Heloi, Ota e Pyzmenes, quindi borchie, manici
e basi, e poi successivamente enuclea alla fine dell'argomentazione questa lunga digressione dedicata, diciamo, al piano iconografico e iconologico del significato delle colombe, che, come vedremo, ed è il motivo per cui se ne parla qua, venivano fatte coincidere con le Pleiadi per una, diciamo, a causa di un'assonanza nella lingua greca fra sostantivo relativo alle colombe, Peleiades, e quello relativo alle Pleiadi, Pleiades. La premessa concettuale fondamentale di tutto questo discorso, diciamo, ed è, mi concentro appunto, salto questi primi tre zetemata di tipo materiale, vado subito al quarto, è giustificata da Asclepiade, questa volta citato verbatim da Ateneo al punto 1.3.1, in un lungo, diciamo sì, in un consistente discorso preliminare che non sembra avere paralleli specifici, diciamo, nella letteratura filosofica greca arcaica, della letteratura filosofica greca antica e non solo. Diciamo, si possono rintracciare singoli punti, ma comunque rimangono problematiche, in cui l'assunto fondamentale è, diciamo, riconducibile a un criterio esegetico, come vi dicevo, di tipo cosmologico, che si basa sul concetto di rotondità, un assunto che, come sappiamo, già Cratete di Mallo, appunto il presunto maestro di Asclepiade, secondo alcuni, anche se non ci sono prove al riguardo, aveva sostenuto nella teoria della sfairopoia o sfairikos logos che Filodemo di Gadara gli attribuisce, cioè sostanzialmente l'individuazione di motivi circolari nel testo omerico come simboli della sfericità dell'universo. Quanto dipenda questo passo da Cratete è difficile quantificarlo. Sicuramente, diciamo, quello che ci interessa ribadire a questo punto è il fatto che Asclepiade individuasse, secondo Asclepiade, gli uomini antichi individuassero nella circolarità dei corpi celesti, in particolare il Sole e la Luna, delle diciamo deduzioni di tipo così materiale relativamente ad oggetti che erano riflessi su oggetti pertinenti al sostentamento e, diciamo, alla loro dimensione cultuale. In particolare, diciamo, la circolarità era applicata alla tavola trapeza, ten trapezan cycloidecatas che wasanto, ai tripodi e a queste focacce utilizzate sì in contesti cultuali e dedicate agli dei, queste phtois cyclotereis, e il tutto, diciamo, si concludeva con una paretimologia in cui anche il nome del pane, artos, era riferito appunto al verbo apartizzo, quindi ed era, diciamo, assimilato all'idea del cyclos come forma compiuta e dunque perfetta, e quindi teleios. Il tutto, diciamo, la sfragis di questa digressione era il criterio, appunto, come vi dicevo, esegetico del mime matu cosmo, un criterio che nella tradizione antica e non solo troviamo riferito, anche se problematicamente, a Cratete di Mallo. Siamo a pagina 3, appunto mi riferisco allo scoglio esegetico, in questo caso, diciamo, sappiamo che Cratete probabilmente lo riferiva allo scudo di Agamennone, che anch'esso compare nel libro undicesimo dell'Iliade, ma all'inizio. Sullo scudo di Achille non possiamo pronunciarci, ma sicuramente, appunto, nel primo passo vediamo che Crates in realtà è una congettura di Reinhardt, quindi su questo dobbiamo essere molto cauti, mentre nel secondo, di Eustazio di Tessalonica, sappiamo, è affermato, diciamo, con più chiarezza che oi periton crateta, con tutta l'ambiguità che questa espressione si porta dietro, riconoscevano in questo scudo, appunto, un mimema tu cosmo. Diciamo, è molto rilevante a questo punto concentrarsi sull'affermazione secondo cui gli onfaloi dello scudo, cioè gli umboni, alludessero ai nittontai, alle stelle, perché si tratta, diciamo, di un procedimento che ha un parallelo appunto nel passo di Asclepiade, dove si sostiene, anche se bisogna dire in anticipo che questo passo, come vedrete dall'apparato, è un passo molto vessato e problematico dal punto di vista testuale. La proposta che è stata accolta in generale, ha costituito la Vulgata, è quella di Caibel, che riferiva, diciamo, l'attributo di essere dell'essere circondato da stelle, cioè circondato di essere caratterizzato da
dalle stelle ai tripodi, e invece quella della, diciamo, di essere pertinente ad un contesto cultuale alle focacce. In realtà, diciamo, questo tipo di, e come, diciamo, prova di questo, adduceva un'evidenza numismatica da Crotone, in cui, secondo Keibel, i cerchi del tripode sarebbero, sarebbero le stelle. Questo ovviamente non è sostenibile alla luce di questa documentazione, ma, diciamo, a mio avviso sarà più pertinente immaginare che queste due caratteristiche, cioè quella dell'essere dedicata agli dèi e dell'essere trapunti di stelle, cioè di onfaloi, da una parte i tripodi e dall'altra le focacce, come vedete vi ho riportato alcuni passi di, appunto, di tradizione letteraria in cui sono attestate popan, appunto focacce rituali, contraddistinte dall'aggettivo polionfala, cioè con qualcosa che nella tradizione materiale può essere assimilato a qualcosa del genere. Quindi probabilmente, non sostengo sia una soluzione, diciamo, definitiva di questo passo, ma forse le caratteristiche dovevano essere attribuite alla coppia di oggetti, cioè il tripode e la focaccia, come appunto oggetti non solo circolari sulla base dell'affinità con i corpi celesti, ma soprattutto trapunti di stelle e dedicate alle divinità. Ovviamente non mi posso soffermare sui numerosi problemi di critica omerica che i passi che vi ho citato relativi all'esegesi dello scuso di Agamennone pongono, soprattutto in rapporto con la tradizione successiva, cioè quella, mi riferisco a quella delle allegorie astronomiche dell'erudita del V secolo d.C. Demo, e soprattutto il rapporto fra Cratete e la tradizione precedente, cioè quella almeno quella dell'allievo di Zenodoto, Zenone di Agatocle di Cizico, e quella dell'eredità ancora più spinosa di Metrodoro di Lampsaco. Diciamo, da tutto questo discorso e soprattutto dalle affinità che sono state notate tra questo tipo di argomentazione e il pensiero esegetico, la pratica esegetica di Cratete, c'è anche chi ha voluto ricondurre diciamo l'intera argomentazione di Asclepiade a Cratete, portando anche dei paralleli di tipo storico-artistico, in particolare questo famosissimo mosaico delle colombe. In realtà qui è una coppia romana, ma insomma sappiamo da Plinio che era stato diciamo realizzato da un artista pergameno, Soso, alla corte attalide, e quindi, diciamo, secondo un'arditissima ricostruzione che non condivido, questo tipo di iconografia sarebbe da collocare e da connettere ad un lavoro di esegesi sul testo omerico corrispondente appunto ai temi che abbiamo fin qui trattato. Diciamo, le affinità con Cratete non si limitano, cioè possono essere estesi anche al piano generale. In particolare, sebbene sì, è vero che Cratete, come sostiene Porter, fosse ossessionato dall'idea di ritrovare la circolarità come presupposto della sfericità dell'universo in tutto, diciamo, nei poemi omerici, il metodo di Cratete consisteva anche in un'attenzione alla lettera del testo e alla dimensione materiale, a note linguistiche ed etimologiche e alla discussione di varianti che ritroviamo anche nel tipo di argomentazione che Asclepiade di Mirlea svolge. E una convergenza fra questi aspetti si può vedere alla conclusione del passo che stiamo discutendo, siamo sempre a pagina 3, in cui Asclepiade identifica le borchie che erano state discusse nel primo zetema, cioè alla fine del quale si arrivava alla conclusione che queste borchie fossero realizzate con tecnica a sbalzo e quindi con teste di chiodo, e diciamo con un contrasto cromatico interessante Asclepiade conclude che queste borchie appunto erano dorate perché erano corrispettivo delle stelle, e che il cielo fosse argentato, e che, diciamo, la coppa fosse argentata perché allegoria del cielo. In realtà che la coppa fosse argentata è una deduzione che fa Asclepiade, perché nel testo omerico, come abbiamo visto, non c'è traccia di questa indicazione. La coppa, per quanto ne sappiamo, poteva essere anche bronzea o lignea o insomma di altri materiali.
Dunque, a questo punto, diciamo, dimostrata la pertinenza a suo avviso di questo accostamento fra dimensione celeste e dimensione umana, materiale, dei manufatti umani, Asclepiade passa a trattare, diciamo, della rilevanza delle Pleiadi sul piano del, non solo del nutrimento umano, ma soprattutto della pertinenza con il ciclo stagionale, cioè rifacendosi a un'idea secondo la quale le Pleiadi costituivano una demarcazione, lo abbiamo visto appunto anche nell'intervento del professor Pontani, una linea di demarcazione di cicli annuali in riferimento alle attività agricole, cioè che annunciassero il momento della semina e della mietitura con la loro levata eliaca o con il loro tramonto. E diciamo, per cementare la pertinenza di questa ipotesi, Asclepiade si richiamava ovviamente ai passi di Esiodo e di Arato, che vi ho riportato più avanti nella sezione propriamente poetica, quella fra le pagine 7 e 8, che adesso non leggo anche perché sono passi notissimi, in cui appunto, come vi dicevo, le Pleiadi hanno una rilevanza assoluta per la vita umana, come conclude appunto anche nel passo 2.1.1 a pagina 4, in cui dice «Ois de tec mairon tai ta peritenzo en oi antropoi», dalle quali appunto ricavano, congetturano indicazioni per la loro vita. Questa polarità, appunto, cioè diciamo questa connessione fra le Pleiadi e il nutrimento umano era, diciamo, portata più avanti da Asclepiade, che riferiva come, diciamo, l'iconografia delle Pleiadi su una coppa come quella omerica fosse assolutamente pertinente a partire da, non solo dall'idea che la coppa sia destinata a contenere del liquido, e quindi questo, diciamo, sia un'idea assolutamente così scontata, ma soprattutto che fosse destinata, perché in quanto contenente il cicerone, ad indicare anche, ad essere anche un angeion, un recipiente decticon tesseteras trofes, cioè l'altro tipo di nutrimento, cioè quello xeros, quello secco, proprio perché il cicerone era una miscolanza non solo di vino di Pramno, ma anche di alfita e di turon, quindi formaggio e orzo sostanzialmente. E diciamo, quindi attraverso questo tipo di argomentazione Asclepiade conclude che questo tipo di rappresentazione era oikeios, assolutamente pertinente, e si schierava alla fine, diciamo, di questo, nella conclusione di questo zetema, che è al punto 2.1.2.1.2, contro coloro che ritenevano che non fosse pertinente, ribadendo come appunto il todepas, il recipiente destinato a contenere entrambi i tipi di nutrimento. Diciamo, la connessione fra il collegamento fra le Pleiadi e il sostentamento è di primaria importanza anche per un altro passo, diciamo, dei poemi omerici. Siamo nel dodicesimo libro dell'Odissea, un passo in cui le Pleiadi, secondo l'interpretazione astronomica vedremo può essere attribuita a Cratete di Mallo anche, avessero portato l'ambrosia a Zeus. In realtà, diciamo, nel testo di Omero si dice che al momento di attraversare le planctai, le rupi erranti nello stretto di Messina, una di queste colombe viene appunto viene schiacciata da queste rupi erranti, e quindi Zeus è costretto a ripristinare il numero di colombe che gli portino il nutrimento. E in questa però distinzione, no, temen tu de poteta parerceta iude peleiai, Asclepiade vedeva, diciamo, un indizio molto forte della distinzione fra volatili e la distinzione fra volatili e Peleiai sarebbe pertinente a una distinzione appunto fra colombe, cioè fra Pleiadi in senso stretto e altri tipi di volatili. In realtà, diciamo, questo passo, come dicevo, non presenta nessuna separazione, anche perché in Omero il nome delle Pleiadi, Pleiades, e quello delle colombe, Peleiai o Peleiades, è sempre mantenuto rigorosamente distinto, diversamente da quello che Asclepiade voleva arrivare a concludere. Cosa sostiene quindi Asclepiade rispetto a questo passo? Ritiene che sia asemnon, una forma di così impertinenza, sostenere che siano delle colombe, cioè l'animale tremante e vile per definizione, a portare l'ambrosia. Anzi, la connessione con il nutrimento umano permette di concludere che le Pleiadi portassero anche il nutrimento divino a Zeus.
Diciamo, questo tipo di esegesi si riscontra anche nella tradizione antica e bizantina, come vediamo a pagina 5, siamo ai punti 226, 227, 228, cioè in due scoli all'Odissea, da una parte in cui si ripropone l'idea cioè si ritiene corretta, diversamente da Asclepiade, la identificazione con le peristerai, quindi sì, dei colombi sostanzialmente, che proprio perché erano acheraius, acacus, cioè quindi diciamo puri, privi di ogni male e veloci nel volo, erano legittimamente elette a portare il nutrimento. Ma vediamo anche che in questi scoli viene adombrata un'interpretazione pure astrologica, astronomica, appunto delle Pleiadi, similmente a quello che abbiamo visto già nel Perites Nestoridos. Questo episodio, diciamo, è rilevante perché ha un parallelo eustaziano singolare, in cui diciamo probabilmente Eustazio di Tessalonica si rifà alla Cainei Storia di Tolomeo Efestione, Tolomeo Kenno, siamo intorno al 100 d.C., diciamo non solo autore di un Anthomeros, ma soprattutto diciamo una fonte poco affidabile per come si sapeva nella tradizione, rispetto non solo all'esegesi omerica, ma insomma nota per inventare una serie di tradizioni parallele. In questo vediamo che l'invenzione, cioè si attribuisce diciamo l'idea che in questo passo dell'Odissea si debbano vedere le Pleiadi, viene attribuita a questo Chiron o Amfipolites, Chirone di Anfipoli, quindi siamo nel IV secolo. Nonostante non sappiamo nulla di questo personaggio, che è altrimenti ignoto, ma lo deduciamo dal fatto che illustrasse ad Alessandro Magno, noto amante dei poemi omerici, che cosa volesse dire propriamente questo tipo, cioè quale immagine illudesse allegoricamente Omero con l'idea delle colombe che portano l'ambrosia a Zeus, ripeto, immagine che non ha paralleli, però ripeto, sappiamo appunto da un codice parallelo della biblioteca di Fozio che questo estratto andava ricondotto a Tolomeo Efestione, e quindi diciamo siamo abbastanza autorizzati a dubitare della pertinenza di questa osservazione, quindi a ritenere che Asclepiade fosse anticipato già nel IV secolo da un interprete che vedeva nelle Pleiadi, appunto nelle colombe di questo passo delle Pleiadi. Questa diciamo interpretazione però avrà una fortuna interessante in una poetessa del III secolo avanti Cristo, Merò di Bisanzio, che viene appunto citata in questa galleria di autoritates poetiche con cui Asclepiade cementa l'idea che in questo passo si stia parlando di Pleiadi e non di colombe, facendo un lungo elenco che dopo vedremo nel dettaglio di poeti in cui effettivamente il sostantivo Peleiai o Peleiades viene utilizzato non per le colombe ma per le Pleiadi. E diciamo in questo passo di Merò, dove appunto si nomina relativo all'infanzia di Zeus, quindi a un altro episodio di nutrimento divino, l'aetos, cioè l'aquila, porterebbe il nectar e le Peleiades l'ambrosia. Proprio per diciamo come ringraziamento del compito svolto, Zeus avrebbe fatto un catasterismo di questi due uccelli, appunto nella costellazione dell'aquila e in quella delle Pleiadi, per l'appunto, quindi Merò giocava già su questo tipo di scambio. Ma quello che possiamo puntualizzare è che probabilmente nell'attribuire a Merò questo tipo di scambio, Asclepiade era stato indotto appunto dagli ultimi due versi del passo poetico citato, in cui effettivamente queste colombe tremanti, è un aggettivo, che quello di Trerones, che dobbiamo tenere presenti, che ci servirà fra un attimo, vengono appunto denominate come annunciatrici di estate e inverno, cioè un attributo, una qualifica che era propriamente quella delle Pleiadi. Quindi cosa si può dire? Che in realtà diciamo prima le Pleiadi e l'aquila in forma volatile, cioè le colombe e l'aquila, dovevano portare questo nutrimento e poi vengano fatte oggetto di catasterismo. Quindi vado velocemente in questa lunga lista di attestazioni poetiche nelle quali spicca prima di tutto la seconda Nemea di Pindaro, spicca anche perché sappiamo che diciamo anche Cratete ne era stato si era posto diciamo dei problemi esegetici e interpretativi riguardo a questo passo, come si desume dal punto 235, in cui appunto in questo scoglio si dice che Odecrates grafe Ithereian Peleiadon, cioè correggeva l'idea che le Pleiadi fossero montane,
probabilmente, cioè proprio perché figlia di Atlante, in Thereian, facendo riferimento quindi alla levata eliaca a maggio delle Pleiadi come demarcatore di tempo. E questo tipo appunto che, di formulazione delle Pleiadi montane contro Pleiadi estive è interessante perché Oreian era oggetto di una paretimologia in cui ovviamente l'aggettivo montano veniva ricondotto non agli ore ma all'ura, cioè alla coda del toro, dove secondo una certa tradizione astrologica le Pleiadi sarebbero collocate. Questo tipo di tradizione si viene riflessa, come vediamo, nel passo di Ateneo, in cui si parla di un punto Synengius Garestin Orionte Astrotesiaton Pleiadon, cioè Orione. Ora vi faccio vedere rapidamente, ecco, una sfera celeste in cui Orione è effettivamente vicino al gruppo, all'ammasso stellare delle Pleiadi, ma diciamo questa denominazione, le Pleiadi in generale venivano collocate nella tradizione astronomica sul taglio del toro, che era rappresentato appunto, vi faccio vedere adesso questo planisfero, questo globo celeste romano, dove appunto le Pleiadi, che sono in questa singolare forma di grappolo, sono appunto sul dorso del toro. E questa tradizione della coda, quindi della coda del toro, è una tradizione un po' a latere, che però ritroviamo riflessa anche in Nicandro, in un passo di Gino che vi ho indicato a pagina 6. Quella invece, diciamo, della tradizione sul taglio del toro sono i passi successivi, cioè quello dei catasterismi di Eratostene e quello due passi di Parco, in cui Parco polemizza contro Attalo e contro Eudosso e contro Arato, naturalmente, sulla collocazione di questa costellazione rispetto ad Andromeda e quindi all'interno della sfera celeste. Le auctoritatis poetiche che vengono evocate, quindi siamo fra pagina 8 e pagina 9, le ho disposte, diciamo, in ordine cronologico, anche se in realtà in Ateneo, o meglio in Asclepiade, esse compaiono in maniera, secondo un ordine un po' differente, e ci permettono di indicare che, eccezion fatta per lo spinosissimo caso dell'astronomia dello pseudo-Esiodo, nominata appunto, di cui abbiamo in Asclepia della prima attestazione già in senso, diciamo così, in una direzione che tende ad indicare l'opera come spuria, possiamo collocare questo scambio. Abbiamo visto che appunto in Omero le due Peleiades e Peleiades erano rigorosamente distinte, le possiamo collocare proprio intorno, diciamo, all'età tardo-arcaica protoclassica, cioè con Pindaro, Simonide ed Eschilo, dove appunto abbiamo in Simonide, vabbè, un passo famosissimo e vessatissimo dal punto di vista testuale, in cui comunque, nonostante sia sostenuto che l'originale Simonideo recasse più probabilmente Pleiades Uraniae, proprio per una reminiscenza con il che nel reso d'Euripide farebbe riferimento a questo passo, insomma quello di cui si discuteva anche nell'intervento precedente, avesse appunto probabilmente Asclepiade, cioè anzi quasi sicuramente Asclepiade leggeva Peleiades e non Pleiades, proprio perché è inserito in questo catalogo. Poi appunto abbiamo Eschilo che evoca le Pleiadi all'interno di un'espressione metaforica che stabilisce un rapporto analogico fra stelle volatili, definendole addirittura apteroi Peleiades, cioè le Pleiadi che sono costrette a piangere la fatica di Atlante vengono definite colombe senza ali. E già Ateneo, cioè o meglio Asclepiade, notava come Eschilo giocasse su questa somiglianza onomastica. Per arrivare poi sempre, diciamo, siamo all'inizio del V secolo con il ditirambografo Lamprocles, e diciamo concludono appunto la galleria due poeti ellenistici del III secolo, Simmia di Rodi e Posidippo. Nel primo appunto l'espressione appositiva ancelle veloci del cielo, aiteros okeia ipropoloi, è un po' problematica, cioè diciamo non può essere utilizzata come supporto all'argomentazione, perché per come è tradito il testo, diciamo, veloci ancelle dell'etere potrebbe essere pertinente sia alle colombe sia alle Pleiadi, è per questo che Caibel correggeva in estive. Mentre Posidippo invece fa riferimento al gruppo stellare delle Pleiadi in inverno, che non tramonta appunto al cadere della notte ma viceversa al mattino. Quindi mi avvio verso la conclusione, quindi dulcis in fundo, forse in cauda venenum, c'è il problema della rappresentazione di questa materiale, di questa coppa, cioè
Già nella tradizione antica, come abbiamo visto, la formulazione allude chiaramente al fatto che ci fossero, che il numero delle Pleiadi fosse in totale quello di 8. In realtà, come vediamo riflesso per esempio nello Scuole 252, la tradizione conosceva già appunto l'interpretazione di Asclepiade, e non solo che, diciamo, queste colombe fossero in realtà 4 sul, diciamo, sul corpo della coppa. E come veniva giustificato? Negli zetemata precedenti Asclepiade si richiamava all'expertise di un altrimenti ignoto toreuta Apelle, che riteneva che si potesse giustificare lo strano, singolare numero di 4 manici ammettendo qualcosa del genere. Ora, gli archeologi in sala probabilmente non ridiranno a questo parallelo, ma insomma questa è una famosissima coppa micenea su cui Schliemann si era molto intrattenuto, dove in realtà quelle non sono colombe, come si è spesso sostenuto, ma sono in realtà falconi. Questo oggetto ci interessa propriamente per questo tipo, diciamo, per questo tipo di andamento laterale, quella specie di doppio manico, diciamo, proprio perché nel testo di Asclepiade si faceva riferimento, per giustificare il numero di 4 ota, a questa scissione in due, diciamo, diaschideis rhabdoi, no? Quindi due bastoncelli che, diciamo, in corrispondenza della base e del labbro erano uniti, e invece lontano, diciamo, dal corpo della coppa si dividevano a formare quindi quattro singoli manici, ma che in realtà confluivano in due punti e quindi erano interpretabili come due. Questo, appunto, in questi testi siamo tra pagina 9 e pagina 10. Appunto, veniva utilizzata una metafora di tipo vegetale, dice appunto ec mias oionei rizes, come da una radice, appunto, si dipartono dalla base questi quattro, in realtà, due da una parte e due dall'altra, rhabdoi. Già Asclepiade si era accorto dell'incongruenza, cioè del problema di interpretare le Pleiadi in numero di 8, perché le Pleiadi sono notoriamente 6, o meglio 7, con una invisibile. E quindi come giustifica arriva a fare una distinzione linguistica, richiamandosi appunto all'expertise di Apelle, cioè allo zetema che aveva precedentemente discusso, distinguendo appunto, facendo una distinzione fra l'aggettivo ekastos e l'aggettivo ekateros, cioè ekastos indicherebbe ogni singola ramificazione in cui i manici si articolano, quindi le rhabdoi diaschideis appaiate a due per lato, mentre ekateros sarebbero l'uno e l'altro manico intesi separatamente, ognuno dei quali costituito da una biforcazione in due rhabdoi separate, come abbiamo visto nel loro, appunto, in questo sviluppo verticale. Asclepiade immaginava le due colombe non affrontate, diciamo, in cima, in corrispondenza del punto di congiunzione al labbro, ma le immaginava appagliate, dice proprio esplicitamente sine zeugmenai. E diciamo questo tipo di interpretazione in realtà pone un problema, perché Asclepiade interpreta schisis diciamo non come un nomen actionis, ma come un nomen reacte, cioè facendolo coincidere non come ramificazione, ma come singolo bastoncello. In questo, diciamo, è un po' problematico, ma potremmo discuterne dopo magari. E l'imbarazzo, diciamo, nell'interpretazione di questa coppa era già evidente in Eustazio di Tessalonica, che infatti interpretava il tutto come se fosse state una colomba sopra, cioè due in corrispondenza dei manici, e due alla base, cioè nei quattro punti di congiunzione. Concludo dicendo che appunto in questo, diciamo, Asclepiade si aiutava con gli strumenti della filologia, intendendo appunto l'aggettivo doios come legato appunto a un concetto di duplicità in un assetto contrapposto, anche se molto probabilmente qua doios vuol dire semplicemente due e niente di più, e procedendo con una diversa distinctio verborum, quindi non hypo putzmenes, ma un aggettivo Upo putzmenes, che Eustazio di Tessalonica si sente di correggere puntualizzando in upo putzmenes, cioè proparossitono, e in modo tale che, per completare questo quadro, cioè immaginando che le colombe sul corpo della coppa fossero 4, ne immagina due evidentemente più grandi collocate al di sotto di un unico putzmen, quindi un
facendo, cadendo in una sorta di contraddizione con lo zetema che aveva discusso precedentemente, cioè che vi ho messo al punto 259, in cui le due basi, la doppia base, non era interpretata come una colomba sdoppiata, come diceva Aristarco, ma come una base sovrapposta l'una sull'altra. Invece Asclepidi in questo modo torna, diciamo, in qualche modo a correggersi e sostiene che siano due più grosse colombe a sostenere questa base, in modo tale che il conto delle Pleiadi, cioè quattro sul corpo della coppa e due al di sotto, rendano, diciamo, giustizia a quella che era la tradizione che vedeva appunto nella perdita di luminosità o di Merope o di Elettra, appunto come vediamo in questo bellissimo manoscritto vossiano, questa famosissima rappresentazione, il numero delle Pleiadi doveva essere appunto quello di 6 e non di 8, come invece poneva il testo omerico, e con questo concluderei. Ringrazio molto Davide Amendola, devo dire che io sono assolutamente esterno, ignorantissimo nel settore, ma ho riscontrato per i versi miei, che sono quelli di ebraista, singolarissime e curiosissime assonanze metodologiche con l'esegesi biblica rabbinica. Detto questo, rimandiamo eventuali domande, interventi a dopo l'intervento successivo.